Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, ci stiamo avvicinando alla festa del papà e che ne dite di fare delle buonissime zeppole in crosta, buonissime con crema? Sono diverse dalla solita zeppola. Allora, come già vedete, in questo tegame ho inserito 250 ml di acqua, 100 ml di olio di semi e un pizzico di sale. Adesso andiamo a inserire una puntina di bicarbonato, giriamo, ovviamente accendiamo il fuoco e facciamo arrivare a ebollizione. Ebbene, una volta che vediamo che tutto sta bollendo, adesso tutto ad un colpo andiamo a inserire 250 g di farina 00. Giriamo e facciamo staccare dalle pareti, mi raccomando, giriamo sempre. Ebbene, una volta che si è staccato tutto il nostro composto dalle pareti, abbiamo girato per un altro minuto, spegniamo il fuoco e facciamo intiepidire. Mentre aspettiamo che il nostro composto si raffreddi, passiamo alla crema pasticcera. Allora, come già vedete nel tegamino, ho inserito 500 g di latte parzialmente scremato, però se volete potete anche inserirlo intero. Dei pezzettini di mezza scorza di limone e poi andiamo a inserire una bustina di vanillina. A questo punto andiamo a mettere il tegamino sul fuoco e portiamo ad ebollizione. Adesso prendiamo 5 tuorli e come già vedete ho inserito 130 g di zucchero semolato e mescoliamo il tutto. A questo punto inseriamo 45 g di amido di mais. Adesso con l'aiuto di un codino andiamo a inserire il latte che abbiamo riscaldato. Fatto questo, adesso andiamo ad addensare la nostra crema. Quindi giriamo, giriamo fino a che tutto non si densi. Ebbene ragazzi, una volta che si è addensata questa buonissima crema, adesso ci mettiamo la pellicola bagnata e strizzata, così non fa la pellicina sopra. E la facciamo raffreddare. Ebbene, una volta che si è intiepidito il nostro composto, incominciamo a inserire le uova. Mi raccomando, uno alla volta. Andremo a inserire 5 uova. Prima ne incorporiamo uno e poi incorporiamo gli altri, piano piano. Adesso inseriamo il secondo uovo. Il terzo uovo. Adesso inseriamo il quarto. E per finire andiamo a inserire l'ultimo uovo e mescoliamo con un cucchiaio stavolta, non con fondino. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo inserito l'ultimo uovo, mi raccomando, se le uova sono piccole vanno bene anche 6 uova, se sono grandi 5, ok? Adesso trasferiamo il composto in una sacca à poche e continuiamo la nostra ricetta. Abbiamo inserito il composto nella sacca à poche, adesso prendiamo due rotoli di pasta sfoglia, come vedete l'ho già aperti, adesso ne andiamo a fare prima a metà e poi li andiamo a fare a sì. Fatto questo, adesso prendiamo la nostra sacca à poche e andiamo a inserire al centro il composto, come se stiamo facendo delle zeppole. Una volta che abbiamo posizionato al centro, adesso prendiamo gli angoli della nostra pasta sfoglia e lo andiamo a inserire sopra, così, formando un saccottino. Prendiamo e andiamo a mettere su una teglia o con carta da forno oppure con tappetino. Bene, una volta formati i nostri saccottini, adesso inforniamo a 200 gradi per 20 minuti, dopodiché dobbiamo abbassare a 180 per altri 10 minuti. Ebbene ragazzi, dopo aver sfornati i primi, guardate quanto sono carini,
Adesso li andremo a farcire internamente con la nostra crema che abbiamo fatto raffreddare. Quindi prendiamo la crema, prendiamo un'altra sac à poche con un beccuccio a punta e andiamo a riempire di crema. Adesso con la sac à poche con crema prendiamo la nostra zeppola, andiamo a sbucare da dietro e andiamo a riempire. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo riempito internamente, adesso finiamo di decorare. Mettiamo leggermente un po' di crema sopra. Ci inseriamo un po' di zucchero a velo. Adesso finiamo con un tocco di ciliegia. Guardate un po', raga, che bontà e che vi mangiate. Queste per la festa del papà. Sono veramente ottime. Adesso vediamo internamente come si presentano. Adesso vediamo internamente come si presentano queste bontà, ragazzi. Ed eccoli qua. Ed eccoli qua, ragazzi. Guardate, crema, sfoglia e zeppolina da dentro. Sono particolari, buoni da mangiare e belle da guardare. Detto questo, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!